Crisalide 3, arriva la sentenza di secondo grado. La Corte d'Appello si è infatti pronunciata in merito al processo scaturito dall'operazione condotta nel 2020 dalla DDA di Catanzaro e dai militari dell'arma contro la cosca Cerra Torcasio Gualtieri. I giudici della seconda sezione penale, presidente Antonio Giglio, consigliere all'atere Maria Rosaria Di Gerolamo e Barbara Saccà, hanno rideterminato le pene inflitte nella sentenza di primo grado e altre confermate. In particolare, la Corte ha confermato 13 condanne emesse in primo grado, mentre altre sono state rideterminate e altre ancora modificate sulla base del concordato richiesto dalle parti. Inoltre, alcuni imputati, Salvatore Fiorino e Saverio Torcasio, sono stati assolti da alcuni capi di imputazione, mentre i giudici hanno dichiarato il non luogo a procedere per Rosario Franceschi in relazione a due capi di imputazione. Nello specifico, le pene rideterminate o modificate sulla base della richiesta di concordato riguardano Salvatore Fiorino, che è stato condannato a 8 anni e 2 mesi di reclusione, Saverio Torcasio a 8 anni e 6 mesi di reclusione, Rosario Franceschi a 7 anni e 11 mesi e 20 giorni di reclusione e 24.525 euro di multa, Giuseppe Costanzo a 2 anni e 8 mesi di reclusione e 11.555 euro di multa, Nicolas a 7 anni di reclusione, Antonio Franceschi 5 anni e 10 mesi e 26.000 euro di multa, Francesco Gigliotti a 7 anni e 10 mesi, Antonio La Polla a 1 anno e 4 mesi, Antonio Miceli 11 anni e 66.000 euro di multa, Carlo Sacco e Filippo Sacco a 1 anno e 6 mesi e 4.000 euro di multa ciascuno, Luigi Vicenzini a 7 anni e 8 mesi, Antonio Saladino a 13 anni e 11 mesi, Davide Belville a 10 anni, Pasquale Caligiuri a 10 anni e 6 mesi, 10 giorni, Domenico Derito a 9 anni e 3 mesi, Morrison Alessio Gagliardi a 11 anni e 7 mesi e 10 giorni, Massimo Gualtieri a 8 anni e 7 mesi e 10 giorni, Antonio Paola a 8 anni e 10 mesi e 10 giorni e Teresa Torcasio a 10 anni, 2 mesi e 20 giorni. La Corte d'Appello ha anche deciso di non doversi procedere per Nicola Gualtieri in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per morte del reo.